Allora, siamo qui col coach Paternoster, una vittoria del torneo di Legnano, un'impressione di questa, per questi 2 giorni, come è andato la prima volta che si affrontava degli avversari di categoria, le impressioni per questa vittoria del torneo? 2 giorni importantissimi per noi, 2 vittorie importanti, belle, volute. Abbiamo dimostrato, secondo me, in questi 2 giorni che con tutte le avversità che obiettivamente ci sono capitate in questo mese, la nostra squadra, la mia squadra, la squadra appunto della Viola ha già un'anima e lo ha dimostrato in questi 2 giorni. Non era semplice, soprattutto dopo l'ultimo infortunio di Ion a livello psicologico, però i ragazzi hanno veramente dimostrato un grandissimo carattere, di questo sono contentissimo. 2 partite diverse, ieri chiaramente eravamo un attimino più fluidi in attacco, abbiamo fatto 84 punti, stasera dico solo 74, però contro una squadra molto fisica, una squadra già collaudata. E secondo me però l'aspetto più importante invece stasera è stata la nostra tenuta difensiva, abbiamo retto benissimo l'urto, abbiamo portato la partita dove volevamo con le nostre scelte, abbiamo, se hai vista, completamente escluso il loro lungo da tutti i pick and roll, non ha fatto un canestro sul pick and roll, siamo stati molto bravi e abbiamo tenuto i nostri avversari a 60 punti. Queste sono delle premesse importanti per noi da cui dobbiamo ripartire. Chiaramente è precampionato, chiaramente si giocherà per i 2 punti solo domenica prossima, però sicuramente queste 2 vittorie ci danno tantissima energia. Correggimi se sbaglio, coach, nel tuo stile di gioco molto small ball, molto gioco in transizione, quindi gioco ad alto punteggio, è un grande segnale dal mio punto di vista essere riuscito a vincere una partita sotto gli 80 punti, che in teoria è quello che la Viola vuole cercare di fare, nel senso che giocare small ball vuol dire giocare con tanti possessi e quindi sopra gli 80 punti. Riuscire a vincere una partita sotto gli 80 punti è un grande. Anche se precampionato è un grande comunque risultato per noi. Sì, è un grandissimo risultato. Noi chiaramente vogliamo, personalmente voglio fare sempre più di 80 punti tutte le gare. I ragazzi stanno capendo il ritmo, i ragazzi stanno capendo ancora di più le mie idee e secondo me l'azione forse che esplica un po' di più questo concetto è il tiro da 3 punti in transizione del nostro lungo Radic. Questo veramente mi fa piacere, non solo perché il ragazzo ha segnato, ma soprattutto perché il ragazzo ha tirato. Radic negli ultimi anni e soprattutto in tutti i campionati italiani in cui ha giocato in Italia, in questi anni, se vai a vedere le sue statistiche, non ha mai tirato da 3 punti. Invece con me già ha cominciato a farlo, di questo sono contento, stiamo lavorando su questo aspetto tecnico. Ma non solo lui, tutti i ragazzi si sentono e si devono sentire parte importante di un gruppo. A me piace, come sai, la possibilità di avere tutti i giocatori pericolosi, tutti i giocatori che entrano in campo devono essere in massima fiducia, sia fiducia in se stessi, ma soprattutto devono sentire la fiducia del coach. Queste 2 vittorie sicuramente amplieranno la loro fiducia. Si è sentito in settimana il GM Condello parlare di possibili interventi di mercato, non parliamo di nomi, ma credi ci sia una possibilità di intervenire magari sotto canestro per l'infortunio anche di Lupusor, o credi che vada bene così la situazione? Obiettivamente con l'assenza di Ion Lupsor, credo, spero solo per le prime 5-6 partite, è chiaro che siamo un attimino in difficoltà in quel ruolo. Dobbiamo fare di necessità virtù, adattare, dare più spazio a Guaccio, ai nostri giovani. Lo stesso Tafly stasera ha giocato qualche minuto da 4, a Fabi. Ti dico che obiettivamente, numericamente, ci manca un giocatore. Questo non vuol dire però che torneremo sul mercato, questo però vuol dire, secondo me, che dovremmo essere in ogni caso vigili nel caso in cui possa uscire qualcosa di interessante, ma sempre questo deve essere qualcosa di interessante, ma non deve andare a rompere gli equilibri che si stanno costruendo ora. Grazie mille, coach, in bocca al lupo per il proseguo di stagione. Crepi.